Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Madagascar, il videogioco. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. La scorsa puntata ci siamo lasciati con la giungla misteriosa, oggi invece salviamo i lemuri. Sembrava fosse neve, invece è sulle stelle, che strano. Ma dai, siamo solo arrivati, sono scappati. Sembrano degli scarafaggi pelosi. Ma dai. Forse stavano andando a letto. Ti capita spesso di correre a letto urlando? Quasi ogni notte. Abbiamo presente. Ehi là, c'è nessuno? No. Che strano. Ok, ciao. Pensi che mi abbiano creduto? Mortino, hai mai pensato che dicendo che non ci sei dimostri che ci sei? Non ho capito. Pensate che siano amichevoli? Non lo so. Sarei molto contento che se lo fossero. Che brutte le voci. Oh, davvero? Sì, sarei davvero molto contento. E se ti dicessi che ho un piano per scoprire se sono amichevoli? Sarebbe fantastico. Qual è il piano? Dio mio, mi spaventi, vai via. Ah, che cos'è? Sembra carino. Beh, prego, non male fare. Aiuto! Oh, ma no, perché è Yoda? Secondo me non è quello che intendeva. Guerra Ciao. Nessuno fa grande. Come ti chiami? Ma. Ci vorrà un bel po'. Cosa succede? Non l'hanno ancora mangiato. Secondo me siamo a posto. La voce di Maurice l'ho già sentita. Allora formeremo ma... un comitato di benvenuto e li accoglieremo. Dove? Non avete intenzione di mangiarmi. E perché qualcuno dovrebbe mangiarti? Ottima domanda. Darò io la risposta. Ehi, perché qualcuno dovrebbe mangiare Mortino? Perché è molto fastidioso, vostra maestà. Se non sbaglio, perché la voce di Maurice molto... era anche in South Park. No, non è per quello. Il motivo è un altro. Perché noi siamo lemuri e i fossa mangiano i lemuri. Perché fossa noi mangia. Siamo fossa e i fossa mangiano i lemuri. Fossa? Dove? Comunque intendiamo darvi il benvenuto, giganti che non vogliono mangiare Mortino. Dio mio. Da dove venite? Da New York. Che zoo è questo? Zoo? Questo termine non mi è affatto familiare. È un'espressione di New York? Quest'isola su cui viviamo la chiamiamo Madagascar. Madagascar? Che? Marty, hai idea di cosa vuol dire? Che finalmente sei libero! Marty, il tuo desiderio si è avverato! Yeah! Ehi, hai ragione! Naturalmente, siamo liberi! Quasi non ci credo! Ma, un momento... Voi, chi siete? Noi Io lemuri! Io sono Julian, re di tutti i lemuri, e lui è Maurice! Siamo il comitato di benvenuto, quindi benvenuti, giganti di New York! Ciao! Chiedo scusa, ma ho notato che alcuni vostri sudditi si sono messi a strillare alla sola menzione della parola fossa. E per caso dovrebbe far strillare anche noi? Fossa? Beh, i fossa sono nemici giurati di noi lemuri. Il problema essenziale è che i fossa amano mangiarci. Chi l'avrebbe Questa mai detto? Questa cosa non mi piace. Che aspetto hanno i fossa? Sembrano più o meno... Lui. Così. Che brutti! Mi sembrano piuttosto affamati, o sbaglio? Dio mio! I miei amici se ne vanno ancora! Aspettatemi! Non preoccuparti, mio nuovo amico, li rivedremo più tardi e ora dobbiamo trovare un posto per nasconderci perché il problemino non sarà risolto. Problemino? I fossa sembrano piuttosto feroci. E sono là dietro che saltellano. Eccoci, sotto il baobab! Vieni con noi! Quanto sono sbagliate ste voci, Dio mio! Ma dai! Va bene, cerchiamo di non farlo mai più. E ora, dove si va? Seguici, Marty, ci aspetta una nuova festa! Non gli abbiamo mai detto il nostro nome, o sbaglio? Non riesco a capire se siete ingenui o semplicemente stupidi. Vabbè. E finalmente rigiochiamo con Martino. Uno scivolo d'acqua. Ulla, subito, neanche sono arrivato, già soldi. Oh, Will! Spero che non sia nelle... Attenzione! Ho sempre avuto una paura irrazionale delle stalagmiti. Le
zebre non sono fatte per nuotare nell'oceano. Ah no? Fammi uscire da qui! Anche perché questo non penso sia l'oceano, penso sia... Cosa diavolo? Ma porca... Ma ho questo probabilmente... che sguazzare nell'acqua in questo modo. Ho visto... Ah, era l'ombra. Ah, le mie ombre infuocate, è vero. Mi ero dimenticato. Allora, con calma. Piccolo dettaglio carino. Le ombre infuocate non... Le orme, tra l'altro, non ombre. Non ci sono nell'acqua. Il costume da bagno. Cosa carinissima, tecnicamente. Cioè, sarebbe stato... facile programmare che anche in acqua si vedeva la scietta di fuoco, una cazzata del genere. Ma loro si sono impegnati e hanno fatto sì che nell'acqua non ci siano orme infuocate. Peccato che la telecamera non sia d'aiuto. Ecco fatto. Allora, dov'è che devo andare io in tutta sta storia? Bella domanda. Allora, iniziamo a salire, poi vediamo dove andare. Tanto le monete... le raccogliamo facili. Bisogna fare festa. D'accordo. Scommetto che Madonna, pensavo fosse un nemico, invece era un lemure. Quei piccoli lemuri mi stanno simpatici, ma vorrei che mi avessero aspettato. Sarebbe stato carino, oh, effettivamente. No! Sono i temuti ragni delle caverne acquatiche. I famosissimi ragni delle caverne acquatiche. Allora, avevo visto un'altra stalagmite, o forse mi sbaglio. Forse mi sbaglio, ok. Allora, con calma, Martin. Che in realtà sei Marty e non Martin pescatore. Però io ti chiamerò Martin ogni volta, quindi accontentati della cosa. Che bello che comunque in un gioco del genere ci siano... Hai quattro zampe, non dovresti essere un po' più veloce? Questo è vero, ci sono un sacco di Forse dovrei prendere monete nascoste. Ho parlato troppo. Allora, ah ma mi saltano in groppa questi, ma guardalo. Intanto i soldi li recupero anche facendo niente. Quindi, allora questa la posso rompere? No, però queste. Accidenti! Ehi, ora piovono ragni qua. Dal cielo. Come se fosse una novità, no? Allora, vediamo. Altre stalagmiti. Non mi sembra di vederne, perciò possiamo proseguire con calma? Direi di sì. Ok. Allora, proseguiamo e andiamo anche un filo più veloce, c'hanno ragione loro, eh. Per essere un quadrupede sei abbastanza lento, Marty. Posso fare qualcosa qui? No. Però guarda che belle le mie orme infuocate. Ti fanno capire almeno da dove vengo ogni tanto. Muoviti, Marty! Mi fa morire il suono che fanno i ragni ogni volta che li colpiamo. Allora, qua ce n'è un'altra. Che poi sono anche abbastanza, come posso dirle, quasi invisibili. Nel senso, non pensi che effettivamente una roba del genere la devi calciare per prenderti altre monete. Madonna, però il magnete è rottissimo. Io sono ragni giganti, anche se forse sono meglio degli scorpioni giganti. E su questo c'hai ragione, vado a dire a New Vegas. Questi forza non scherzano affatto. Però intanto non ne hai visto neanche. Cioè, non ne hai neanche incontrato uno. Bisogna fare festa! Bisogna fare festa! Allora, fermi un attimo. Lì ci saranno probabilmente delle monete che ho già raccolto grazie al magnete. Se volete quelle iniziare. Stalagmiti non sembrano robuste. Ma a quanto pare no. Se volete iniziare questo gioco, io ve lo consiglio. Fatevi i primi due livelli. Cercate di prendere abbastanza monete. E prendete subito il magnete, perché veramente vi taglia via un sacco di problemi, soprattutto per il completamento del gioco, tra virgolette. Ci sono un sacco di monete che dici, beh, dove cazzo sono queste qua? Poi le trovi e dici, madonna, come ci dovevo arrivare lì col magnete? Porca troia, risolvi un sacco questo problema in maniera molto più veloce. Quindi, veramente, prendete... La prossima volta dovrò stare più attento. Ogni volta cado nello stesso punto. Prendete subito il magnete se iniziate questo gioco. Le orme infuocate, i vestiti, oh, no! Tutta roba sono secondaria. Sono i caverne acquatiche. Merda. Vabbè, a quanto pare non si poteva passare da lì. Tutta roba secondaria e anche estetica, che serve realmente a poco in questo gioco. Ma l'hanno messo per dare un senso di completamento. Visto che effettivamente se ti prendi le monete, servono... Oh no! Qui c'è molto vento, troppo per noi piccole creature. Sì, ho notato.
Temo che alcuni lemuri siano rimasti bloccati. Ti va di sfidare il vento per salvarli? Ma è la voce di SpongeBob questa. Sì, ma sei abbastanza grosso da resistere alle raffiche di vento, a condizione di ripararti dietro le barriere Patrick. E di restarci finché il vento non si placa. No, non è la voce di SpongeBob, però ci assomiglia. Ma io volevo tornare indietro. Aiutaci, cos'era sto salto incredibile? Zebra, ti benediciamo. Dove vi siete aggrappati voi, scusami? Ah, la mia gamba, tra l'altro, ok. Aspetta, piccolino. Oh, maledetto vento. Ti ringraziamo dal profondo dei nostri... Se non mi riparo sotto le barriere più basse, il vento mi spazzerà via. Ma, ah, eccolo dov'è, la mia gamba, salvaci, scusami. Salvaci, eroe. Salvaci, eroe. Fammi vedere, non mi sembra ci sia niente lì. Credo, forse, aspetta. Fammi vedere. Ok, no, non c'era nulla. C'erano probabilmente i soldi che ho raccolto col magnete. Non prendilo. Posso credere a quello che sto facendo. Le zebre non sono fatte per il vento. Beh, però sei abbastanza grossa da resistere, quindi ciuccia e stai zitto. Per ripararmi dal vento. Grazie, grazie, grazie. Ma perché sto volando? E allora non sono abbastanza grosso da resistere al vento, ma mi hanno mentito. Vabbè, perlomeno non sono volati via loro, che è la mia preoccupazione più grande, che sennò dovevo andare a ricercarli di nuovo. Aspetta, aspetta. Ecco fatto. Mi hanno mentito. Sei abbastanza grosso da resistere al vento. No, 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 no. Ma dai. Stavo nel momento in cui ho saltato. Oh. Ok, stavolta tutta d'un colpo. Eccoci qua. Salvi. Che sono scomparsi, tra l'altro, quindi. Allora, fammi vedere. Di sotto non c'è nulla. Credo, forse. In quella pozza d'acqua, magari. Allora, uno è lì, uno è lì, uno è là in fondo. Gli altri... Le zebre non sono fatte per essere... Ne vedo 3 su 5. Per fortuna che il vento non soffia sempre. Ok, uno è qua. Aspetta. Il pericolo si avvicina. Mi hai salvato. Excelsior! What? Excelsior, perché? A caso, totalmente. Aiutaci, aiutaci. Prego, prego, eccomi. Sei un santo con la pelliccia. Anche voi avete la pelliccia, non c'è niente di strano. Merda. Ah, ecco perché fa il salto incredibile. Perché ogni tanto reagisce al vento e quindi fa un salto più alto. Madonna. Ok, ne abbiamo 2 su 5. Ne manca uno è lì, uno è là dietro. E l'altro probabilmente non sarà lontano. Oh, maledetto. Merda, ti benediciamo. Ho visto dove era quello perduto. Ok, qua dovrei essere al sicuro. Perfetto. Allora, salvaci, eroe! Uno è qua, eccolo. Accidenti, l'abbiamo trovato. È forte. Vieni con me se vuoi vivere. Ti ringraziamo dal profondo dei nostri cuori. Non c'è di che. Prendiamo e saltiamo. Allora, dai, questo non è difficile. Basta solo nascondersi al momento giusto. Poi questo vento è magico, nel senso soffia un po' da tutti gli angoli, qua si nasconde ma di lì passa di lato. È magico questo vento. Grazie, grazie, grazie. È abbastanza grande questo? Sì, perfetto. Questo non lo so. Voglio credere di sì, aiuto. Perfetto. Hanno bisogno del mio aiuto. Eccoci. Sembra qua. Sembra che i piccoletti siano in salvo. A quanto pare. Dove sono tutti quanti? Sono nuovamente solo. Uffa. Dovrò chiedere indicazione a qualcuno del posto. Hai fossa? Scusa, non capisco. Parli la mia lingua? A quanto pare no. Direi di no. È meglio che me ne vada che cerchi gli altri. Peccato però. Sembra un bel posto per le vacanze. Dove cacchio sono finito? I funghi giganti, boh. Questo singhiozzo. Sa dov'è l'ufficio reclami? Ah, ma loro non si spaventano, non muoiono. Credo che dovrò stare attento a quegli animali. No, in realtà muoiono, ma è un po' cattivi, più... anche per gli stand. È un po' più difficile colpirli. Ok. Più avanti. Grazie. Di così non si va. Ma va, anche perché c'è il mare.
Allora. Qui non c'è nulla a parte l'oceano. Grazie delle tue indicazioni non richieste, Alex. Allora, qua invece non c'è nulla a parte l'oscurità. Alex fu circondato dall'oscurità. E il suo cuore non uscì mai più da questa grotta. Alex era solo. Non aveva più nessuno ormai. Era solo lui e l'oscurità. Va bene, scusatemi per questo intermezzo incredibile. Allora, prima di salire, ovviamente dobbiamo cercare tutto quello che è raccoglibile a questi livelli. Allora, questa qui l'abbiamo appena aperta, sì. Qua, cosa c'è? Ah, i cerchi. Allora, un cerchio è qua, perfetto. Qua invece non c'è nulla. Continuiamo a salire. Vediamo cosa si nasconde da queste parti. Un altro cerchio, rosso stavolta, perfetto. Quanti cerchi ci saranno questa volta? Saranno ancora 10 o saranno di meno? Chi lo sa, fino adesso sono sempre stati... Non è vero, forse allo zoo erano 5, eh? Allo zoo forse erano 5. Ah, devo gridargli 3 volte per ucciderli. Un po' dispendioso, ma si può fare. Allora, probabilmente di qua c'è la strada giusta. Però se vado di là, invece, cosa mi ritrovo su questo fungo? Non lo so. Scopriamolo. Ma quale località turistica accoglie così gli ospiti? Dovrei sporgere una denuncia all'ufficio del turismo. Ancora? Non c'è nessun ufficio turistico. Aia, bastardo. Vai via. È incredibile che praticamente muoiono di paura sti boss, eh? Perché gli gridiamo in faccia a mezzo centimetro di distanza. Ok, ci siamo arrivati. Aia. Sarà morto dalla caduta. Di qua si sale? Perfetto. Aia. È bellissimo che muoiono per la caduta, neanche per l'urlo ormai. Ci sarà un altro cerchio, no? Secondo me sì. Ma è da un'altra parte, forse. Non vedo altri cerchi, però mi sembra strano che mi fanno cambiare area senza averne trovati 5. Forse non è di qua. Ehi ragazzi, avete visto gli altri miei amici? Devono aver già raggiunto la sede alternativa della nostra festa. Dove si trova di preciso? Di là. Non lo so, prima di iniziare a cercarli dobbiamo considerare vari fattori. Primo... Wow, un sentiero diretto che sembra sicuro. Andiamo. Sì, proprio. Ragazzi, credo che dovremmo fare attenzione. Ci sono degli animali molto... Non voglio sentire la fine di nessuna frase. Ora andiamo. Dio mio, Julian. Lui è meglio non discutere. Ragazzi, dico seriamente, da queste parti ci sono animali forniti di zanne artigli. Come li chiamate? Fossa? I fossa! Miau. Come re proclamo lo stato di... Allerta! Panico! Ah, ecco. Il re ha parlato. Ora basta! Non farò più il bravo leone! Fossa, a noi due! Con quello sguardo di sicuro, eh. Con quello sguardo ne sono proprio sicuro che gli hai detto quella frase, eh. Dove siete, fossa? Accidenti, se non ci fossi stato io, quei lemuri sarebbero morti. Lo so. È incredibile che muoiano con un mango. Questo non è sicuramente un luogo di villeggiatura. Ma se gli lanci... Non posso crederlo. Cioè, con un mango crepano con un colpo, ma se gli lancio un urlo in faccia sono ancora vivi. Ehi, ma questi vogliono me. Vogliono fare a botte. I fossa non sono cattivi, sono proprio persi. Ecco fatto. Ehi, fossa, tutto risolto. Qual è il problema? E comunque ho visto che c'erano i cerchi in alto, ma alcuni probabilmente ormai li ho persi. Non lo so. Merda. Aspetta. Sembra che alcuni fossa abbiano intenzione di attaccare dall'alto. Ah. Bastardo? Accidenti, se non ci fossi stato io, quei lemuri sarebbero morti. Ecco fatto. Prendi questo, dannato fossa! Sono feroci! Ehi, mollalo! Sei un vero eroe, Alex. Ma come fate a sapere il mio nome? Non me l'ho mai detto! Ma come ho fatto a crederlo?
Merda, hanno preso... Siamo quasi arrivati alla fine! Hanno preso un lemure! Mollalo! No, ti prego, non dirmi che ho mancato tre monete! Attenzione, posta sulle sporgenze! Alex, tra poco saremo arrivati alla meta! Ehi, forza, qual è il problema? Ecco fatto! No, dai, ti prego, per tre monete ho perso? Ti prego, no! Eccellente, siamo sopravvissuti a un'altra invasione dei fossa. Due però sono morti del tuo popolo, mi dispiace. Con qualche graffio il nostro gruppo non è intatto al 100%. Sembra che Smortino, il caro cugino di Mortino, non sia più fra noi. Smortino. Sì, e ora si torna al nostro villaggio per dei festeggiamenti degni di tal nome. Perché sì, tanto, voglio dire, quelle tre monete mi sa che le abbiamo perse con Marty. Oh, nella caverna quando siamo entrati nel fiumicello. Dannazione. Però dai, in realtà 97 monete è più che buono. Il banchetto selvaggio. Consuetudine di ogni episodio, ci ritroviamo qui nel negozio per comprare qualcosa. Questa volta direi di sfruttare queste 99 monete. Gli extra ormai, due vite tiki, non è che ci servono, siamo a posto con le vite, ne abbiamo 16. Per gli abbigliamenti, non vorrei metterne, quindi lasciamo perdere. Direi di iniziare a prenderci i minigiochi. Facciamo il gioco del disco intanto. Ah, ci sono anche i bonus da prendere. Questo non me lo ricordavo. E ci prendiamo anche il minigolf. Golf a tre giocatori. No, beh, questo è una cosa che possiamo prendere molto più in là. Non ci serve, visto che gioco da solo, molto triste la cosa, però ormai. Disco Wilbur, campo della giungla. Facciamo questo, iniziamo a prendere qualche livello. Campo di ghiaccio. Beh, per adesso direi che siamo a posto. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Vi ricordo che in descrizione trovate anche il link per trovarmi sul sito Viola. Siamo sempre in live dal lunedì al venerdì alle 9. Un grazie a tutti e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.